Bentrovati dalla redazione sportiva di Sesta Rete. In primo piano le accese contestazioni questo pomeriggio a Torre del Grifo in occasione degli allenamenti a porte aperte della squadra allenata da Beppe Sannino. Vi mostreremo le immagini che la nostra troupe sul luogo ha registrato e ascolteremo poi le parole in conferenza stampa dell'attaccante rosso-azzurro Emanuele Calaiò. Quindi andremo in casa Palermo, dove si prepara con entusiasmo, umori assolutamente diversi nelle due città siciliane, si prepara con entusiasmo la prossima insidiosa gara contro la Juventus e poi spazio anche agli altri sport, scherma, rugby e volley, questo ed altro tra poco, dopo la pubblicità. In apertura del nostro telegiornale, l'avete sentito dai titoli, le accese contestazioni questo pomeriggio a Torre del Grifo da parte dei tifosi nel corso degli allenamenti a porte aperte al centro sportivo, contestazioni chiaramente all'indirizzo della squadra rossoazzurra. Una nostra troupe era sul posto e ha documentato quanto accaduto. Sentiamo. Nessun petardo, nessun fumogeno, ma contestati pesantemente, a parole, con epiteti ripetibili per buona parte dell'allenamento. Sono stati diversi i giocatori rossazzurri presi di mira da parte dei tifosi presenti sugli spalti, non tantissimi per la verità, sparsi qua e là in tribuna. Volto scuro e l'amarezza che si legge in viso. Tanta, troppa la rabbia per un ultimo posto tanto inspiegabile quanto fuori da ogni logica. Un ultimo posto che divide la tifoseria. C'è chi davanti a tanta veemenza nel contestare la squadra lascia gli spalti e va via risentito, chi invece non riesce a tenere a freno la collera, la delusione, le aspettative tradite. Ce n'è per tutti, giocatori e società. Qualche applauso per i soliti infaticabili Calaiò e Rosina e per Rinaudo, che qualcuno vorrebbe con la fascia di capitano, ma per gli altri nessuna pietà. E questa l'altra faccia dell'amore, perché chi questo pomeriggio ha lasciato i propri impegni anche solo per contestare, lo ha fatto certamente per amore, per attaccamento alla maglia, per la disperazione di vedersi relegati a quell'ultimo incredibile posto nel campionato di Serie B, ad un passo dal baratro. E questo pomeriggio in sala stampa a Torre del Grifo ha parlato l'attaccante rosso-azzurro Emanuele Calaiò. Allora andiamo a sentire gli stralci più significativi delle sue dichiarazioni. Sinceramente non è quando comunque ho militato in squadre, comunque dovevamo provare a vincere il campionato, questa situazione non mi è mai capitata. C'è sempre una prima volta. Purtroppo è da un anno e mezzo che il Catania sta facendo fatica. Io non so i problemi, non mi piace cercare degli alibi e non bisogna trovarli, cercarli. L'abbiamo già detto più volte, gli infortunati, è vero, abbiamo un sacco di titolari in infermeria, ma comunque una città come Catania, una squadra come Catania, sicuramente vederla ultima in classifica in Serie B non è una bella cosa. Sicuramente qua non stiamo sicuramente a sindacare, a colpevolizzare sia uno che l'altro, società, allenatore, squadra. La colpa qua è di tutti, ci prendiamo le responsabilità tutti quanti e soprattutto noi che andiamo in campo. Perché in campo ci andiamo noi, siamo pagati per questo ed è giusto che adesso ci diamo una mossa, perché altrimenti è troppo tardi, anche perché i tifosi non meritano questa classifica. Se ne esce con il lavoro, col carattere, fare uscire tutta la personalità che ognuno di noi ha dentro e l'orgoglio che ognuno di noi ha dentro, perché tutti quanti ci abbiamo un orgoglio e secondo me a nessuno penso piace stare ultimi in classifica, quindi se abbiamo un orgoglio ultimo dobbiamo cacciare fuori, ci dobbiamo dare una mano tutti quanti, lavorare duro, pedalare
indipendentemente dai nomi che ci abbiamo in squadra, perché alla fine con i nomi non si va da nessuna parte. C'è da lottare, da correre e da andare avanti, perché è inutile prenderci in giro. Adesso abbiamo 4 partite, di cui 3 in casa e una fuori. È il momento di queste 3 partite in casa di fare 9 punti e di incominciare a fare risultati, che altrimenti è troppo tardi e arrivi, sei già a tanti punti di distanza dalle prime. Personaggio della settimana in casa Catania è il tecnico Beppe Sannino. Il doppio turno casalingo contro Vicenza Dentella potrebbe infatti aprire scenari importanti. Sentiamo Sergio Barbagallo. Il silenzio, a volte, vale più di 1.000 parole ed in casa Catania, dopo la recente sconfitta contro lo Spezia, mister Beppe Sannino sembrerebbe aver adottato questa corrente di pensiero. Non poteva non essere allenatore Tenneo il personaggio della settimana in casa rossazzurra. Le 3 sconfitte consecutive ed una sola vittoria conquistata nelle 6 giornate avute a disposizione accenderanno indubbiamente i riflettori tutti su di lui sabato pomeriggio, quando al Massimino arriva il Vicenza di Lopez. Chissà cosa gli frullerà nella testa in un momento così delicato della stagione, con la sua squadra ultima della classe, del campionato cadetto. Proprio lui che aveva chiesto ai suoi ragazzi, non appena sbarcato ai piedi dell'Etna, 2 ingredienti fondamentali per una buona ricetta: cuore e carattere. Di quest'ultimo l'allenatore di Ottaviano ne ha da vendere e pagherebbe a caro prezzo pur di trasmetterlo ad i suoi uomini. Messaggio però non ancora pervenuto alla base. Tanti dubbi e poche certezze per mister Beppe, soprattutto per quella panchina bollente e che scotta già alla nona di campionato. Le 2 gare interne consecutive saranno un crocevia per l'ex tecnico di Palermo, Chievo e Watford ed apriranno scenari importanti, quasi obbligati e chi lo sa, forse con qualche sorpresa. Tutto dentro, allenatore Tenneo, rabbia compresa, consapevole che soltanto vincere aiuti a vincere, è pronto ad esplodere di ira o di gioia al termine dei 90 minuti di sabato pomeriggio al Massimino. Intanto, questo pomeriggio, porte aperte a Torre del Grifo, si avvera così il primo desiderio di Sannino, che sia soltanto l'inizio. E il Catania intanto informa che a partire dalle 10 di questa mattina ha preso il via la prevendita dei biglietti validi per assistere alla gara Catania Virtus Entella. I biglietti saranno disponibili online seguendo le indicazioni riportate sul sito ticketone.it. IT presso tutte le rivendite autorizzate elencate nella sezione biglietterie nelle 2 sedi del Catania Point. Si ricorda inoltre che i botteghini di Piazza Spedini non sono abilitati alla vendita dei tagliandi e poi di seguito trovate appunto tutte le indicazioni nel dettaglio. E ci spostiamo adesso in casa a Palermo, dove la vittoria contro il Cesena ha restituito entusiasmo all'ambiente. Adesso si prepara la insidiosa sfida contro la Juventus e Iachini spera di recuperare Barreto. Sentiamo Daniele Di Frangia. La prima vittoria in campionato ha regalato al Palermo serenità dopo le difficoltà di classifica. Abbandonati gli ultimi posti, la posizione di Iachini è tornata salda, anche se a detta del presidente Zamparini lo è sempre stata. Al di là dei risultati, però, la squadra ha mostrato un'anima in queste prime 7 partite ed il bottino di 6 punti è certamente troppo magro per le prestazioni offerte. Archiviato il successo col Cesena, i rosanero ora sono proiettati alla proibitiva sfida con la Juventus di domenica. I campioni d'Italia hanno sempre vinto fin qui, esclusa l'ultima gara col Sassuolo. Beppe Iachini sarà davanti alla TV per vedere la gara di Champions League dei bianconeri contro l'Olympiakos e studiare quindi l'avversario. Intanto è sempre più realtà l'addio di Franco Ceravolo dal ruolo di direttore sportivo. Arrivato con l'incarico di capo osservatore, il dirigente calabrese si è trovato a dover svolgere il ruolo di DS. Sulle sue spalle un mercato non facile e certamente non felicissimo. Peraltro, Ceravolo non è mai apparso davanti ai media per spiegare le scelte e parlare della squadra. Toccherà a Dario Baccin sostituirlo ed affrontare così la prossima finestra di mercato. Intanto la squadra è tornata ad allenarsi al Tenente Onorato. Oggi doppia seduta. La buona notizia è il ritorno in gruppo di Edgar Barreto, assente contro il Cesena. Sempre oggi in conferenza stampa il bulgaro Ciocev. Ci fermiamo adesso per una breve pausa pubblicitaria. Restate con noi.
D'oro il fioretto maschile a San Francisco per la squadra azzurra nella tappa di Coppa del Mondo. Protagonisti due siciliani, Avola e Garozzo. Ci racconta tutto Dario Giuffrida. Sicilia e Scherma, un legame che tante soddisfazioni ha dato e continua a dare allo sport italiano. Come domenica scorsa a San Francisco, in occasione della prima tappa della Coppa del Mondo maschile di Scherma, che ha fruttato l'oro al team azzurro di Fioretto, nelle cui fila, oltre ad Andrea Baldini e Andrea Cassarà, sono impegnati anche il modicano Giorgio Avola e l'acese Daniele Garozzo. La squadra azzurra si è arrampicata sul podio alto, battendo in sequenza Germania, Stati Uniti e Brasile, prima di affrontare anche la Russia nell'atto finale. Ottima premessa per una stagione che deve far dimenticare la prima parte di 2014 e soprattutto preparare la squadra in vista di Rio 2016. Loro finale è servito anche ad Avola e Garozzo per vendicare il 37° e 70° posto nella prova individuale, frutto di una giornata storta. Ci tenevamo a fare bene, dicono i due siciliani in coro. Adesso pensiamo a novembre e alla seconda prova di Tokyo, dove daremo l'assalto anche alla prova individuale. Intanto, la nuova stagione della scherma siciliana e italiana è già iniziata con loro in bocca. È appena iniziata la scalata verso la Serie A per l'Amatori Catania Rugby, che mette a segno la terza vittoria consecutiva in campionato. Ci dice tutto Marzia Vaccino. L'Amatori Catania Rugby vince in casa contro il Reggio Calabria Rugby, conseguendo la terza vittoria consecutiva. 19-3 è il risultato di una partita difficile e combattuta. Il primo tempo si è svolto ad alti livelli di intensità, ma con molti errori nel gioco alla mano, specie nelle ripartenze dei biancorossi Vasta, Borina e Moncada. Il primo tempo si conclude con un 3-3, grazie agli errori del giocatore del Reggio Calabria Rugby, Giuseppe Valenti. La preparazione atletica dell'Amatori Catania di Marino inaugura il secondo tempo con un parziale di 16-0. Valenti sbaglia altri due piazzati, mentre il catanese Fabio Borina opera una serie di 5 su 6 che aprono la strada alla ripresa dell'Amatori. Ma il fuoriclasse del match è Rosario Di Paola, che da oltre 10 metri di difesa calcia una palla nella quale nessuno crede, ma lui, correndo con le ali ai piedi, recupera 20 metri sui difensori e schiaccia in meta di fronte a Scott Palmer, incredulo di fronte alla tenacia di Di Paola. Negli ultimi 4 minuti il Reggio Calabria tenta coraggiosamente l'assalto, ma l'Amatori resiste egregiamente, vincendo con capacità e dimostrando attaccamento alla maglia. Il coach Vittorio ha sottolineato che in questo scontro l'importante era conseguire la vittoria, ma è inevitabile sottolineare che se nei primi 30 minuti ci fosse stato qualche errore in meno, le mete sarebbero state nettamente di più. L'obiettivo dell'Amatori Catania è la Serie A, ma la strada è appena iniziata. Domenica prossima ci sarà il confronto con il Benevento, squadra che fino all'anno scorso giocava in Serie A. Per l'Amatori sarà la giusta occasione per dimostrare di che pasta è fatto. A fine partita, la società dell'Amatori denuncia le pessime condizioni del campo catanese Benito Paolone. A far da portavoce il team manager Massimiliano Vinti, che definisce il campo spelacchiato a causa di scelte sbagliate, in quanto assegnare 4 partite in un giorno al Benito Paolone significa ridurre il campo al limite della praticabilità. Esordio col botto per l'Orizzonte Tremestieri in B1 e per la Pallavolo Sicilia in B2, che mettono a segno due schiaccianti successi. Sentiamo Umberto Pioletti. Se il buon giorno si vede dal mattino, l'Orizzonte Tremestieri ne farà di strada in Serie B1 femminile di pallavolo. Il team guidato da coach Corrado Scavino, dopo le disavventure della scorsa stagione, è tornato protagonista e con una prova di forza ha schiacciato il Terracina nella giornata inaugurale del torneo. Un 3-0 che non ammette repliche. L'Orizzonte ha faticato un po' solo nel primo set, chiuso per 25-23. Poi ha cambiato marcia, aggiudicandosi gli altri due parziali per 25-17 e per 25-11. Al palazzetto di Pedara, che quest'anno ospiterà gli incontri casalinghi della compagine del presidente Nino Romano, entusiasmo alle stelle e tifo calcistico per salutare il ritorno dell'Orizzonte in B1. Nelle ultime 2 stagioni mai un esordio favorevole per le catanesi. Quest'anno la musica sembra proprio cambiata. Liguori, Salamone e Camarda hanno fatto la differenza sotto rete. È andata male invece al Marsala, battuto a Brindisi per 3-2, al Siracusa, sconfitto in casa dal San Vito dei Normanni per 3-1. È cominciata bene anche la stagione della Pallavolo Sicilia di Agata Licciardello, che in Serie B2 femminile si è sbarazzata al Palacatania del cuore Reggio Calabria con un perentorio 3-1. Prima assoluta sulla panchina etnea per il direttore tecnico Gianpietro Rigano, ingaggiato in settimana dalla società. In campo nel sestetto titolare anche Roberta Vinci Guerra. L'accordo con la centrale è stato ratificato alla vigilia della partita contro le calabresi. Grande soddisfazione per il presidente Bonaccorso, che quest'anno ha costruito una squadra forte e tosta.
Nelle prossime settimane dovrebbe essere tesserata anche la Bontorno. Margherita, Chiavoro e compagni torneranno sul parquet sabato pomeriggio a Palermo contro l'Andros per il primo derby della stagione. E con questo per adesso è tutto, grazie come sempre per aver scelto l'informazione sportiva di Sesta Rete, vi diamo appuntamento alle prossime edizioni, arrivederci.